non ho più, come posso dire, la gioventù di Zappa, di Bogic, di Clemenza Melegoni, di Bettela, no, la gioventù, no. Però quello che posso dire che ho è la testa che in senso che adesso sto giocando con la testa, sto vivendo in senso ragionando e ho le idee con la testa e quando ho la palla, oppure quando mi muovo molto di più con la testa e cercherò e cerco di arrivare molto prima rispetto ai miei compagni o avversari. Questi, come detto il prima, i miei compagni giovani corrono molto di più, si graficano, fanno, hanno più gamba, hanno più corsa. Io dovrei sfruttare la testa in questo momento, questo periodo, di dare la qualità della squadra, ma come io, come vuol dire anche questi che siamo noi più che abbiamo l'esperienza, dobbiamo giocare con la testa e dare questa brillantezza alla squadra. Poi i ragazzi giovani ci sostengono e ci danno la mano con la vivacità, con la velocità, con la corsa, di darci una mano di questa cosa perché noi. Sicuramente, ripeto, non abbiamo più questa brillantezza come una volta, però giocando con la testa, puoi togliere soddisfazioni e veramente puoi mettere in difficoltà l'altra squadra. E ho avuto modo di conoscere più la squadra, ho avuto modo di poter fare una mini preparazione, diciamo una preparazione con lo staff, con la squadra, allenandomi dal primo giorno, non mi sono mai fermato, non ho avuto, grazie a Dio, i fortuni, non ho avuto nessun problema, e ho avuto modo di conoscere la squadra, e allenando con la squadra conosci più i compagni. Io l'ho già detto l'altro giorno ai miei compagni, che da quando sono arrivato e da oggi ho visto un'altra area nella squadra, ho visto un'altra area nella squadra, nei compagni, ho visto proprio un'altra cosa, perché forse quando sono arrivato erano tanti infortunati, tanti giocatori erano fuori. Adesso che siamo a completo, questa squadra a me piace. Questa squadra piace, c'è qualità, quantità. Io adesso non voglio parlare perché le parole sapete meglio di me, il vento si riporta via. Noi dobbiamo dimostrare sul campo, però sono sicuro che ci togliamo soddisfazioni e daremo soddisfazioni anche a voi giornalisti, alla tifosi, alla gente Pescara che questa squadra ha grande valore. La mia condizione la troverò con gli allenamenti, la sto trovando con allenamenti, mi mancherà sicuramente la partita, mi manca il ritmo partita, ma come a me, come tutti anche i miei compagni e tutte anche altre squadre. Però ripeto, io ce la metterò tutta di poter veramente toglierci e sorridere la città, sorridere i tifosi, anche voi giornalisti, e di poterci tutti quanti insieme togliere soddisfazioni. Sono un giocatore che mi piace giocare sotto le pressioni, avere la pressione, avere questa cosa. A me piace perché è normale. E poi Pescara è una piazza, è una società, anche una città che ti mette pressione, che ti mette anche voi, normale. A me piace, ripeto, responsabilità e pressione, mi piace averle perché sento che sono responsabile e c'ho un dovere davanti alla tifoseria, davanti a voi, a tutti quanti, potermi dimostrare. Io non sono venuto qua a fare la vacanza, anche perché qua è una bellissima città, si sta bene, io sono venuto qua, come l'ho detto a voi, l'ho detto anche al Presidente, che qui vorrei finire e qui vorrei finire la carriera come ho cominciato, in Serie A. Questo è il mio sogno, lo dico, come l'ho detto al Presidente, l'ho detto a voi, spero di poterlo raggiungere.